Buongiorno, eccoci qua. La realizzazione, il sistema Pai Soccorso, così ho voluto chiamarlo. Allora, queste sono due Raspberry. Di preciso, una farà da server, questa qua. E l'altra è uno dei client, uno dei slave. Però appunto se ne possono programmare altri. Adesso appunto materialmente ho solo queste a disposizione. Entrambe, come vedete, sono collegate via cavo LAN. E dopo, vabbè, qua c'è una breadboard con tre bottoni e tre LED che comandano appunto rispettivamente un rosso, un giallo e un verde. La slave invece è uguale identica. L'unica cosa che ho voluto aggiungere in più è un piccola suoneria, un ciccalino, sempre comunque tre bottoni, tre LED. Allora, il master può essere controllato o via web oppure via pulsanti, ma appunto i pulsanti accendono e basta, non fanno spegnimento. Da web si può controllare invece accensione e spegnimento, ma questo lo vedremo dopo. In più lo slave, o comunque i vari slave, hanno solo ed esclusivamente lo spegnimento, non possono riaccendere l'allarme. Entrambi collegati via rete, l'alimentazione deriva da questi due alimentatori qui che ora provvedo a collegare. Qualche minuto che partano i rispettivi sistemi operativi. L'accesso via web comunque del master è dato su una connessione di tipo SSL. Non ha il certificato perché bisognerebbe comprarlo e tutto, registrarlo da una certification authority, però comunque garantisce un buon grado di sicurezza, indipendentemente da tutto, dai vari avvisi che possono dare i browser. Comunque questo adesso lo vedremo. Quindi immaginate la situazione, cioè abbiamo questa qui dove può essere messa in una sala di comando, adesso io ho voluto mettere anche i bottoni fisici, non era specificato, però si possono benissimo togliere, insomma, il senso è per avere al limite un controllo anche fisico e non solo telematico della centralina di controllo. Questa appunto è la centralina di controllo che dialoga via IP, un IP dedicato che deve essere comunque collegato su una rete, su un switch, per poter dialogare con tutte le altre. Nello specifico questa ha un indirizzo IP 172.16.234.123. Dopo tutti i vari slave hanno appunto i rispettivi sempre 234.1.2.3 e via discorrendo. Però è anche vero che prende oltre a questo indirizzo qui che è impostato fisso per i dialoghi interni tra una scheda e l'altra, usa anche il DHCP. Questo perché? Perché se la rete ha un indirizzo 192.168.1.x o quello che è, ha la possibilità di prendere un indirizzo IP che lo permette di dialogare con internet, principalmente la cosa più importante è per sincronizzare l'orologio. Perché, come vedrete, anche questi tutti i bottoni degli spegnimenti vengono registrati con data e ora. Quindi, se c'è un DHCP per la rete o comunque se ho degli indirizzi IP della rete interna, li si può impostare in modo tale che siano collegate su internet per poter sincronizzare gli orologi. Allora, le schede adesso dovrebbero essere partite senza particolari problemi. E io adesso, per esempio, accendo l'allarme verde. Nel giro di neanche un secondo è partito dall'altra parte. Come vedete, io qui non posso rispegnere. La centralina qua, uno degli slave, spengo e disallarma anche di là. Come vedete, io questo, normalmente una centralina IoT permetterebbe anche la riaccensione, ma questo, vedete, non lo fa.
Guardate i tempi di risposta. Aspetta, io forse ho schicciato. C'è un leggerissimo ritardo, ma questo è proprio dovuto alle comunicazioni IP che devono viaggiare dai master e slave e viceversa per capire lo stato di aggiornamento di tutto il sistema. Comunque veniamo al pezzo forte. Allora, la messa a fuoco non è delle migliori, comunque qua appunto viaggia sul protocollo HTTPS, quindi la password che inserisco per l'accesso non può essere intercettata. Come vedete però il certificato che ho inserito nel server non è corretto per il semplice fatto che non è verificato da una certification authority, solo questi tipi di certificati, al di là delle difficoltà di registrazione, perché bisogna sentire meccanismi sovranazionali, però comunque si fanno pagare diverse centinaia di migliaia di euro. Noi facciamo anche con certificato registrato di nostro, che tanto comunque al di là degli avvisi di sicurezza che possono dare i browser, gli si può impostare un'eccezione. Nel caso adesso specifico io qua sono davanti a Firefox, appunto mi sta dicendo che il certificato, attenzione, non è sicuro perché non è verificato da una certification authority, però appunto io posso dire aggiungi eccezione, questo certificato lo acquisisco. Quindi gli dico conferma l'eccezione di sicurezza e mi carica correttamente la pagina. Stesso discorso potrebbe essere Internet Explorer, io scrivo l'indirizzo, anche qua il certificato, attenzione, non è. Io gli dico continua, al di là della notifica in rosso io comunque riesco a caricare la pagina. E adesso ritorniamo anche su Firefox, sempre lo stesso, io devo scrivere la username e la password per accedere. Se la sbaglio, ovviamente mi scrive password errata e non riesco ad entrare. Però se scrivo la password giusta, accedo al sistema. Vedete che qua posso memorizzare. Come vedete ho delle segnalazioni abbastanza emblematiche, insomma, sempre per indicare appunto rosso, giallo e verde. Adesso per esempio accendiamo il rosso. Qua andate in allarme, ovviamente. Io premo di lì e lo fermo. Quindi l'allarme è stato preso in carico. Come vedete qua c'è un bottone che è scritto storico spegnimenti. Se io premo qui, mi appare una pagina con l'ultima settimana dei registri effettuati. Qua sono separati per data, adesso per esempio oggi è l'11/7/2016. Se io clicco qua, vedete sul registro viene indicata ora, tipo di allarme e la postazione che l'ha spento. E appunto viene indicato che adesso, che erano le 9:22:34, l'allarme rosso è stato spento dalla postazione numero 1. E qua viene c'è tutto il registro di tutti i vari allarmi spenti dalle varie postazioni. E io direi che con questo è tutto. Saluti e arrivederci.